Io credo fermamente che un imprenditore senza coraggio non sia un imprenditore, perché tutte le mattine quando ci si alza, se non si ha un pizzico di coraggio per fare quello che facciamo, diventa veramente sempre difficile. Certo, a volte il coraggio è rischio, a volte un pizzico di incoscienza, a volte devi avere il coraggio di prendere decisioni difficili e in taluni casi impopolari, ma sempre di coraggio si tratta. Il coraggio ha bisogno di una visione. Se non hai una visione, sei cieco, è una barca che non ha un timone, quindi è molto rischioso. Se è vero, come è vero, che oggi c'è un cambiamento del mondo del lavoro che non è neanche comparabile all'inizio della rivoluzione industriale, dobbiamo attrezzarci a questo, perché è inutile resistere contro i cambiamenti che ci sono. La vita include la caduta. Tu, per avere successo, devi passare dagli insuccessi. Anzi, ci sono degli insuccessi che sono magnifici, secondo me, straordinari. Proprio colpi di fortuna, veri e propri, perché lì per lì ti fanno un male boia. Poi invece magari scopri dopo anni che se invece quella cosa lì non fosse andata male, ma fosse andata bene, la tua vita sarebbe andata, avrebbe preso un'altra piega e non sarebbe stata bella come quella che hai vissuto tu. Ma io penso che sia a volte ragionevole sbagliare. Sembra quasi una contraddizione della nostra vita, però a volte funziona così ed è magico. Credo che la parola coraggio, la parola solitudine, la parola dolore e le famose albe tragiche sono elementi che ogni imprenditore ha dovuto vivere e deve vivere nella sua vita, perché fare impresa è veramente un atto di coraggio. Fare impresa però dà anche una grande soddisfazione, che sono i propri collaboratori e i successi che insieme si possono ottenere. Per me fidarsi dei propri collaboratori è fondamentale. Diventa elemento essenziale nel momento in cui tu vuoi crescere, nel momento in cui tu vuoi che la tua azienda sia una vera azienda. Abbiamo iniziato il percorso di deleghe e di fiducia dei nostri collaboratori già da molti anni e devo dire di essere molto soddisfatto di questa scelta strategica fatta in passato. È possibile fare l'imprenditore senza intraprendere? Secondo me no.